Il piano impresa 4.0 e le strategie per la trasformazione digitale. Questo è il titolo del convegno che si è svolto nella sala rossa del foro Boario organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara nell'ambito della settimana della cultura digitale. 12 eventi che hanno coinvolto studenti, consulenti e imprenditori in una full immersion sulle opportunità offerte dal digitale per crescere. Il 60% delle imprese si colloca nelle prime fasi del processo. Di digitalizzazione e di adozione delle tecnologie della New Digital Wave. Mentre il 30% ha intrapreso il cammino verso la digitalizzazione. Solo il 10% può essere realmente considerato consapevole delle opportunità offerte dalla quarta rivoluzione industriale. Le imprese abruzzesi si collocano in quel difficile 60% ed è per questo motivo che l'ente cerca di affiancarle tramite il proprio. PID, il punto di impresa digitale. Ascoltiamo il vicepresidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Carmine Salce. Continuiamo con il nostro impegno sul digitale e questa settimana europea della cultura digitale è un evento al quale noi abbiamo aderito di buon grado. Eh, fa seguito ad una, a, a tutta una serie di iniziative che la Camera di Commercio Chieti-Pescara sta portando avanti sul digitale anche perché noi abbiamo eh, il nostro eh, contributo annuale, quello che versano le imprese, in parte lo abbiamo dedicato con un progetto specifico alla a diffusione della cultura digitale. Il PID, appunto, Impresa Digitale, e fa parte assieme ai Digital Innovation Hub e ai Competence Center del network eh, dedicato a Industria 4.0. Tra le varie attività, oltre all'assistenza e alla consulenza alle imprese, oltre alle attività di assessment, sono previsti anche dei benefici economici per il supporto ehm, di, eh, attivi, di spese, di formazione, di consulenza e per l'acquisto di tecnologie collegate alla consulenza e formazione in chiave Industria 4.0. Oltre alle imprese sono stati coinvolti anche gli studenti di alcune scuole. All'Istituto Alessandrini di Montesilvano si è discusso delle professioni del futuro. All'Iceo Missiconi Belisario di Pescara c'è stato un evento formativo per la diffusione della cultura digitale, al Gagliani Desterli di Chieti è al centro del dibattito il lavoro e le professioni del futuro, al Marconi di Pescara la giornata Camera orienta sulle competenze digitali.